stressi e soffocato da due genitori molto oppressivi, si innamora del rottame di una vecchia automobile e, sordo a tutti i consigli più o meno amichevoli, la compra per rimetterla in sesto. Ma Christine, così si chiama la macchina, è una vettura molto particolare. Ancora sulla catena di montaggio ha ferito gravemente un operaio e ne ha ucciso un altro. Non solo, ma la famiglia del precedente proprietario è stata misteriosamente sterminata. Ernie riversa su Christine tutte le sue frustrazioni ed il suo amore, e la macchina lo ricambia con altrettanto esclusivo amore, dimostrandosi gelosa del suo giovane padrone. Così si comporta in modo da allontanare da Ernie il suo miglior amico Dennis e Leigh, la sua ragazza. Ma fa di più. Dopo essere stata distrutta a colpi di mazza da quattro teppisti che vogliono far pagare ad Annie la loro espulsione dal college, essa rigenera le sue lamiere sotto gli occhi innamorati del giovane e da sola uccide ad uno i quattro teppisti. Ma Annie, su cui ricadono i sospetti della polizia, ormai isolato. Dunque, spettacolare, ricco di effetti speciali, alcuni dei quali molto interessanti, Christine, la macchina infernale, poteva essere un buon prodotto di evasione, giocato su uno spunto che, senza volergli attribuire significati non suoi, era tuttavia degno di attenzione. Peccato che l'eccessiva ed inutile pesantezza di linguaggio, soprattutto all'inizio, finisca per pesare in maniera determinante su tutto il film. La regia di John Carpenter con Kate Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Robert Prosky, Harry Dean Stanton. Il genere è drammatico, tratto dal romanzo di Stephen King, 110 minuti, 1983, Stati Uniti. Signori, alla prossima puntata, alla prossima recensione.